Ma io vorrei fare una domanda a tutti voi. Quanti di voi pregate ogni giorno allo Spirito Santo? Saranno pochi, eh? Pochi, 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 ma noi dobbiamo fare questo desiderio di Gesù, pregare tutti i giorni allo Spirito Santo, perché ci apre il cuore verso Gesù. In una catechesi incentrata sull'azione dello Spirito Santo come guida verso la verità, Papa Pensiamo Francesco lancia a Maria un'esortazione diretta ai che 100.000 serbava fedeli che tutto questa ciò che mattina hanno costruì gremito invitandolo nel Piazza suo San cuore, Pietro per l'udienza pensare che la generale verità del venga fatta mercoledì. dal Tra di loro consenso, anche i ma da quello 6.000 che non pellegrini di vogliamo. Arezzo, Cortona e Sorge Sansepolcro, la guidati domanda: dall'arcivescovo esiste Riccardo realmente la Fontana. verità? Donato va dunque a Che trovare cos'è Pietro in la verità? restituzione della storica visita che un anno fa Benedetto Possiamo XVI ha conoscerla? compiuto nella nostra diocesi. Possiamo I pellegrini trovarla? aretini sono partiti questa mattina all'alba. Alcuni hanno raggiunto Piazza San Pietro con un po' di ritardo per la coda causata da un incidente in autostrada. 105 pullman prenotati, ma tanti gli aretini che si sono mossi autonomamente. Con loro oltre 70 sacerdoti e una decina di diaconi che questo pomeriggio concelebreranno con l'arcivescovo Fontana la messa nel Continuo santuario del intento di Divino Amore. diventare A tutti loro è andato, a San conclusione dell'udienza, Paolo il insegna caloroso che lo saluto di Papa sviluppi i Bergoglio con singoli. un'esortazione In particolare. particolare saluto i fedeli della diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, Chieti Basso, Pitigliano, Sovana, Orvetello, accompagnati dai rispettivi pastori. E li esorto ad essere segni eloquenti dell'amore di Dio, strumenti di pace in ogni ambiente, anche quelli più difficili.